con Pappi Corsicato per sommariamente, Il volto di un'altra a febbraio, abbiamo ascoltato ieri, febbraio 2013. C'è questo aspetto particolare della critica, se così vogliamo dire, all'immagine, al mondo anche della televisione, dei reality. Il cinema può in questo essere un mezzo per poter in qualche modo capirci di più su questo? Ma di solito il cinema dovrebbe, come dire, aiutare un po' a raccontare quello che ci succede intorno. Non è detto che però debba dare proprio delle risposte a quello tu che... Tu ieri l'hai detto, infatti. Però il film tratta in realtà di chirurgia estetica, però in una maniera molto divertente, molto scanzonata, non fa nessun tipo di moralismo. E poi appunto con Laura Chiatti, parlare di estetica, di chirurgia estetica è quasi una follia, ma è divertente per questo il film, perché appunto c'è lei, Alessandro Preziosi, che interpreta un chirurgo estetico, c'è un cast abbastanza divertente e si parla di questi argomenti che ci accompagnano quotidianamente. Però appunto, ripeto, la cosa che mi faceva piacere fare è trovare un modo di raccontare questo in maniera molto divertente e ironico, fondamentalmente. Con ampia leggerezza, insomma. Assolutamente sì, sennò la vita è già... Ok. Grazie, Fabio. Grazie.